heaven, son. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our lives. We'd like to help you learn to help yourself. Si parte? No, no, già l'ho messa qui. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. E io credo che tutto il personale, direi della Marina per intero, avrà dentro casa almeno un fest prodotto dalla ditta Mann. E quindi è un problema. In particolare noi però, come sappiamo, siamo un'associazione di amici liberamente convenuti su chiamata, e quindi a Roseto, che è un posto molto ospitale che ringraziamo, e quindi a parte i coniugi Marcelli che vogliamo festeggiare, dobbiamo ringraziare i nostri amici e colleghi che hanno organizzato, perché dietro queste manifestazioni c'è sempre chi lavora e chi organizza, quindi noi dobbiamo ringraziare. Io non faccio nomi perché poi mi dimentico qualcuno e sarebbe una tragedia, e quindi parliamo degli organizzatori che sono bravi. Grazie, grazie. Per il resto, il signor Marcelli deve avere come al solito degli informatori, perché lui fornisce i gadget, le magliette, i cappellini, gli orologi. Quindi qualcuno con la lingua lunga ha fatto la spia, perché lui non doveva sapere niente e invece sapeva, perché me l'ha detto a me, e quindi qualcuno gliel'ha detto. Adesso non ci dirà chi è stato, ma verrà tormentato fino alla fine dei giorni se non parla. Quindi noi approfittiamo, perché il signor Marcelli è sempre stato molto vicino ai sommergibilisti. Noi siamo un'assemblea, un gruppo di sommergibilisti che, vi ricordate, dall'anno scorso si è creata una sezione sommergibile all'interno del gruppo AMI. Io gli ho detto l'occasione, ho detto: voi state creando questa cosa, ma guardate che se non sarete molto bravi il giocarello vi si romperà per le mani. Noi riprenderemo, come siamo qui a fare in amicizia i nostri incontri, e questo ci basta, non vogliamo altro, non vogliamo essere inquadrati, reggimentati, perché avendo fatto tutta la vita da inquadrati, ci manca solo che qualcuno, che non ho capito bene chi abbia eletto o fatto, e poi è lì che caccia qualcun altro, ma insomma, questo ci dimostra che non era lo spirito che noi volevamo in questo tipo di manifestazione. Quindi comunque torniamo. Presidentissimo Marcelli, che ha molti attributi, squalo dell'Adriatico, insomma ne ha parecchi, poi chi vuole si fa spiegare perché si chiama squalo dell'Adriatico. Quindi Bruno. Quindi qui c'è una pergamena, ovviamente informale, noi non esprimiamo alcunché di ufficiale di nessun tipo. Quindi il presidentissimo Marcelli viene nominato in questa circostanza sommergibilista ad honorem, e quindi
oltre a fare, come dice lui, l'autista a me, che non è vero per niente, perché la verità è che lui ci viene di suo ben felice, e quindi poi il fatto che siamo vicini di casa si presta generosamente a darmi un passaggio, e poi mi rinfaccerà per i prossimi mesi, ma io non gli do molto retta. Quindi adesso abbiamo il diploma, lo consegniamo ufficialmente, prego, allunga la mano, prego. Lo leggo io, tanto l'ho scritto io. Può mostrarlo? Posso leggerlo senza ritegno, faglielo vedere. Beh, più o meno. Leggere. Giustamente. Ok. Voglio vedere. Allora, al presidentissimo Bruno Marcelli, sempre lui, che ha festeggiato da pochi giorni, per i curiosi è il 20 settembre la data precisa. Ce lo ricorderemo per l'anno prossimo. Voi sapete che ci sono molte vie 20 settembre in Italia perché è una data storica. Ce n'è un motivo in più per festeggiare, perché mi trovo avventuriero di un paese delle Marche che si chiama Porto San Giorgio. In verità è venuto a conquistare la gentile consorte a Porto Recanati, poi appunto i fatti andrebbero conosciuti e raccontati, ma detto andiamo a leggere. Che ha festeggiato da pochi giorni il 50° anniversario del matrimonio, tra parentesi nozze d'oro, perché oggi non ci arrivano più in tardi, è meglio specificarlo. Con l'amatissima consorte Rina si presenta questo attestato, il riconoscimento dei precipui meriti da lui maturati nei confronti del personale tutto della Marina militare e per l'attitudine sempre generosa e amichevole manifestata nel corso degli anni, in particolare verso il personale sommergibilista. Si procede pertanto alla sua nomina a sommergibilista ad honorem. Poi lui metterà tutto in cornice e quindi chiunque si troverà a passare nella sua ditta ci avrà il diploma sotto gli occhi. Con diritto di partecipazione alle riunioni periodiche dei sommergibilisti, confidando di avere a lungo il fortunato piacere della sua presenza di noi, firmato i sommergibilisti, Rosetto degli Abruzzi, 6 ottobre del 2017. Questo diploma con grande onore, però devo dirvi una cosa, che nel lontano 1980, tu c'hai un'età, non vogliamo sapere, nel 1980 e passa, quando l'ammiraglio Marcantonio allestiva il sommergibile Marconi, io l'ho fatto sbarcare perché l'ho preso io il sommergibile e l'ho preso da Monfalcone e l'ho portato a Rancona, ti ricordi? No. No. Ecco uno dei motivi che mi sento con voi, della vostra famiglia, perché grazie a Marco, non solo con il Marconi, ma siamo stati con altri sommergibili pure partendo dalla Spezia. E quindi è una passione stata questa cosa dei sommergibili. Ecco perché mi sento non solo squalo dell'Adriatico, ma pure un grande sommergibilista. E qui poi che devo dire? Veda! No, io Fagnatella lo conosco bene. Ah, basta! Basta così, ci fermiamo. È la festa nostra. Allora, io ringrazio a tutti quanti voi altri, perché io ogni riunione che fate sarò sempre presente. E ringrazio
a Di Lusso, a questo brigante qui che mi persegue da tutti i giorni, e più ringrazio a tutti quanti voi altri perché siete veramente bravi e simpatici. Grazie da Bruno Martelli e da Lino Di Lusso. Torta non è stracotta. Sono Rocco Ciò, ex Nostromo del Longobardo, ex USA, chiaramente non del secondo, perché sul Longobardo, che è stato l'ultimo dei battelli dove ho fatto il Nostromo, perché ho fatto il Nostromo del Dandolo, il Nostromo del Bagnolini, ho fatto il tirocinio su Cappellini, sul Morosini, ne ho girati sei, c'ho pure un piccolo imbarco sul Toro. E il Longobardo è stato l'ultimo, che sono imbarcato nel 73, sono imbarcato l'80, l'ho portato in disarmo. Ora sono qua insieme a questi cari amici ex sommergibilisti come me, molti sono in pensione, anzi per non dire tutti in pensione, ogni anno cerchiamo di ritrovarci, abbiamo coinvolto anche le nostre famiglie, ci piace passare qualche giorno insieme, organizzare delle gite, dei conviviali, come ora che siamo tutti insieme qui, ci celebriamo in qualche modo. Provengono da tutte le regioni d'Italia. Tutti quelli che possono, qua ci siamo, io vengo da Bari, chi ci viene da Taranto, chi viene da Treviso, chi viene da Spezia, insomma da Roma, adesso non è che posso ricordarmi tutto. Tant'è vero che ogni tanto qualcuno che non sa ci chiede, soprattutto le guide che ci accompagnano in queste gite come abbiamo fatto quest'anno a Teramo e a Civitella del Tronto, le guide dice, quando sentono i diversi accenti, dice, ma scusate, ma voi da dove venite? Allora dobbiamo spiegare chi siamo, anche sommergibili. Allora, mi sentite adesso? E quindi ci ritroviamo e stiamo bene. Allora, volevo ricordare a tutti quanti che domani mattina alle 9:30 c'è la messa. Spero che quelli che non ci sono quest'anno saranno presenti il prossimo anno, perché noi quest'anno abbiamo fatto due gite grazie agli amici che hanno organizzato, siamo stati a Teramo, al Cimitero del Tronto, due bei posti veramente che io non conoscevo, insieme alla mia signora, mia moglie, insieme ad altri. Quindi, qua stiamo mangiando e bevendo alla grande, allora, festeggiando. Invitiamo tutti gli amici a vedersi a casa. Certo, se andrà tutto bene ci vedremo ancora in Emilia Romagna, ancora sull'Adriatico. Salutiamo tutti. Saluto tutti. Voglio ancora ribadire una cosa, voglio ridire una cosa. Siamo degli amici che si incontrano. Tutto il resto mettiamolo da parte, divertiamoci, passiamo questi tre giorni insieme e il resto in bocca al lupo e in culo alla balena. Ciao amici, vi voglio a tutti bene. Tutti quanti che già stiamo lavorando per il prossimo anno, la gente del prossimo incontro sarà sicuramente certi anni l'anno mattina. La data di arrivo 11 maggio, partenza 14 maggio, e coinciderà praticamente con lo sposalizio del mare, che è una cerimonia tradizionale che il comune di Cerchia fa praticamente dal 1445, cerimonia bellissima, ci stiamo già attrezzando per mangiare la motonave, ci vorrebbe trasportare tutti su opere prima. Alberto ovviamente sarà un quadro celebre di livello superiore, quindi oltre a non c'è niente sicuro. Sarà poi successivamente sarete avvisati su quando sarà possibile partire con le prenotazioni e i termini di scadenza di presentazione poi per le relative prenotazioni che avranno. Sembra di aver detto tutto. And here's to you, Mrs.
Robinson.